Benvenuti a tutti, oggi è il 27 novembre 2012, questo è il TeamSpeak dei coordinatori cittadini. Io sono Davide Gaulli e ci abbiamo qui tutti gli altri coordinatori italiani per una unione, uno scambio di reportistiche e di idee. Io inizierei subito con presentare i vari coordinatori. Se potete fare una velocissima presentazione di voi andando in ordine di TeamSpeak, così poi partiamo con la reportistica dei vari gruppi cittadini. Io sono Vincenzo Barbato e sono il coordinatore del Chapter Napoli e sto facendo anche le veci della coordinatrice di Salerno qui, perché non è presente in sala, in stanza, scusate. Buonasera a tutti, io sono Nino Roi, coordinatore del gruppo cittadino di Torino. Ciao ragazzi, io sono Andrea, non sono coordinatore, però sto dando una mano, diciamo, per quanto riguarda Zeitgeist Bologna. Ciao a tutti, io sono Claudio, sono il coordinatore del gruppo qui di Pisa e piano piano stiamo facendo delle piccole azioni nel quotidiano. Ciao a tutti, sono Diego del gruppo di Firenze, coordinatore. Buonasera, sono Michael del gruppo di Rimini. Vabbè, io non mi sono presentato, comunque sono Davide Gaulli, coordino il gruppo di Milano. E quindi farei partire subito Vincenzo, così poi se arriva qualche nuovo arrivato può staccarsi, con la reportistica di Napoli e anche di quell'altro gruppo, se non c'è la coordinatrice. Come già annunciato nelle scorse sessioni di TeamSpeak, ho incominciato un attimo a girare per i comuni di cui faccio parte, io e gli attivisti del movimento. Io in particolare qui a Casoria sono andato e ho presentato diversi progetti all'assessore ai beni culturali e niente. Ovviamente sto parlando di iniziative open source e Creative Commons che possono aiutare la comunità dove vivo, risparmiando soldi e soprattutto creando un attimo quel filone logico ed empatico che qual è la filosofia open source. Mi riferisco in particolar modo a soluzioni a costo zero, in particolare al carpooling e all'applicazione Bring the Food, ovvero l'applicazione studiata per non gettare molto il cibo in eccesso in generale. Poi ho presentato una bozza al comune per sostituire tutti i sistemi operativi dei PC presenti in comune, per diciamo quasi rigenerarli, e facendo risparmiare ulteriori soldi nelle casse comunali, in modo tale da rendere più efficiente la gestione del comune. Inoltre ho parlato sempre con l'assessore di un progetto che avevo in mente per quanto riguarda il sistema democratico, e volevo proiettare la nostra pillola e successivamente Culture in Decline di Peter Joseph, l'episodio 1 What Democracy, ovvero quale democrazia. E niente, quindi per adesso qui a Napoli stiamo ancora aspettando lo spot per la campagna crowdfunding per costruire una rep rap. Per chi ci ascolta, una rep rap è una stampante 3D, ovvero un macchinario che riesce a replicare in 3D qualunque tipo di oggetto, può essere modellato attraverso un software di modellazione in 3D sul computer, che può essere anch'esso gratis e open source. Inoltre, quindi stiamo aspettando il crowdfunding e vorremmo presentarla insieme al gruppo di Milano, questo dispositivo, nelle scuole e negli enti pubblici per spingere materialmente quella che è l'open source economy e l'open source philosophy. Quindi siamo in attesa. Inoltre faccio anche una breve reportistica del gruppo di Salerno, facendo le veci di Emanuela Ziccardi, che è la coordinatrice. E niente, questo venerdì lei ci ha gentilmente offerto la possibilità di prenotare una sala in un punto in Audi a Salerno per poter fare una conferenza che ho chiamato Open Source, Economia e Cultura, e dove parlerò in generale del movimento, delle iniziative che stiamo promuovendo e del movimento Open Source Ecology. Infatti mi hanno passato già le slide per presentare il movimento e far aderire gli interessati. Quindi questo venerdì partiremo con la conferenza. Inoltre abbiamo già studiato un sistema di diretta streaming, quindi il punto in audio è provvisto di wifi ed è perfettamente funzionante, da come mi ha assicurato Emanuela, quindi faremo anche una diretta streaming per consentire alle persone che non ci sono di assistere all'evento. Per ora è tutto e vi ringrazio.
Grazie mille Vincenzo, quindi stai dicendo che è partito un nuovo gruppo cittadino a Salerno, giusto? Per ora praticamente c'è solo Emanuela che sta pubblicizzando il movimento a Salerno, infatti lei conta molto di andare nelle università, in particolare nel campus di Fisciano, dove praticamente andrà a vivere. Lei già è laureata a Padova in psicologia e niente, andrà a vivere in questo campus per ragioni personali, e quindi da lì in poi presenterà anche al rettore. Mi ha già parlato che mi presenterà al rettore e parleremo di fare conferenze all'interno dell'università, e proporremo opere divulgative oppure dimostrazioni con la RepRapga, se mai ne avessimo la possibilità. Ottimo, grande cosa. Dai, grazie Vincenzo, allora poi passiamo la parola a Nino da Torino. Di nuovo un buonasera a Torino. Allora, a parte l'informazione giornaliera che facciamo sempre tutti, volevo riprendere dall'ultimo TS coordinatore cittadini in cui avevo parlato del nuovo locale che avevamo trovato, il circolo Arci non violenza attiva, che c'era stato indicato da uno dei nostri follower, in quanto sebbene circolarci non richiedeva la tessera. Allora il 31 ottobre tu dovrei andare a parlare col vice direttore locale, purtroppo abbiamo scoperto che la tessera era obbligatoria. Non devi perdere tutta quella parte di pubblico formata da semplici curiosi interessati, che sono appunto la maggior parte, abbiamo deciso di cercare un nuovo posto. Se non mi dai conoscenza della casa del quartiere San Salvario, come avevo già accennato a Davide e Vincenzo, e questo posto è anche sede del movimento per la democrazia felice, di iniziative come Banca del Tempo, Gas, Bici Libero e tante altre, tra cui potete mettere il link del sito in basso a chi può interessare. E al momento abbiamo avuto uno scambio di email del... Non ti si sente più. Dove è il verso? Ma ti abbiamo sentito un po' a tratti, quasi da subito. Abbiamo capito che praticamente il posto dove volete andare inizialmente, che era un Arci ma che sembrava non chiedesse la tessera, poi in realtà si è dimostrato che invece era necessaria, infatti altrimenti un Arci non potrebbe esistere. E quindi Tudor è andato da qualche parte e poi non ho più capito. No, ok, no, Tudor è andato a vedere questo posto e abbiamo scoperto così che richiedeva la tessera. Comunque, dopodiché abbiamo cercato altri posti, siamo venuti appunto a conoscere questo posto, la casa del quartiere di San Salvario, che è anche sede del Movimento per la Decrescita Felice, di Banca del Tempo, Gas e PC Libero. No, comunque siamo andati il 19 novembre, lunedì, in questo posto a parlare con delle signore, le quali abbiamo spiegato... Mi sentite? Sì, sì. Ottimo. Abbiamo parlato un po' del movimento, delle iniziative realizzate da poco, quindi stampante 3D, social forum di Firenze, tutti i video, traduzioni e varie storie del movimento, sia italiano sia internazionale. Almeno abbiamo diffuso un po' la conoscenza del movimento, in quanto ovviamente non avevo mai sentito parlare, però le signore sembravano veramente tanto interessate, gli è piaciuto il modo in cui ci siamo presentati, normali ragazzi, e allora erano interessate comunque a fornirci le loro sale. Loro hanno due sale, una grande per quasi 100 persone e una più piccolina per una trentina di persone. Abbiamo preso ovviamente quella più piccolina, avremmo due date a disposizione da prenotare, che sono il 9 dicembre o il 16 dicembre, appunto entrambe domeniche se non sbaglio. E volevo anche chiedervi quale data secondo voi sarebbe stata migliore, considerando vari fattori, ma ne possiamo parlare dopo. Comunque dovremmo essere quasi al punto di riuscire a organizzare finalmente la prima serata prima di Natale, che si incentrerà più che altro sulla descrizione dei problemi del sistema, mentre le due successive magari alle più incentrate sulle soluzioni che possiamo proporre a questi ai vari problemi. Metterò tutti i link comunque in basso anche del documento in cui è inclusa la scaletta della serata realizzata finora. Qui magari potete darci qualche suggerimento di tutti interessati. Ok, grazie mille. Per quanto riguarda il resto, praticamente dobbiamo soltanto mandare una mail entro stasera per confermare la data, o il 9 o il 16, dalle 21 alle 23 sarà la serata. E il prezzo della sala sarà di 10 euro all'ora, che per prenotare per 2 ore, in quanto noi essendo associazione dovremmo anche mettere l'IVA, e queste prenderemo tra attivisti, tra di noi abbiamo deciso di dividere equamente
da parte richiesta per la sala. Perfetto, sì, vabbè, finché si tratta di pochi euro. Poi comunque se si può sempre pensare a fare un banchettino, cioè una cassetta per le offerte, magari proponendo DVD che trattano, cioè, dei film del movimento che sono i Creative Commons, non sono quindi in vendita ma in offerta libera, nel caso voleste provare a rientrare dalle spese, anche se in questo caso sono talmente esigue che si riesce benissimo con una colletta tra attivisti a coprire. Sì, sì, pensavo infatti anche a questo, però al momento non è necessario. Magari non sono tante esigue le spese del proiettore che ho deciso di accollarmi io, in quanto potrei utilizzarlo anche per altri scopi, di cui poi vorrei chiedere un parere più tecnico, dato che lo dovrò comprare comunque in poco tempo e preferivo comprarlo da eBay. Ho qualche link e mi interessava sapere quale pensavate potesse essere un buon rapporto qualità-prezzo dato l'ambito in cui verrà utilizzato. Ok, dai, magari ne parliamo dopo la reportistica. Adesso passerei la parola ad Andrea che, come diceva prima, non è il coordinatore, comunque si è avvicinato al movimento da una settimana o due, ha già conosciuto gli altri due attivisti di Bologna, purtroppo a Bologna ancora non c'è un gruppo cittadino attivo e speriamo che adesso con l'aggiunta di Andrea si riesca a partire. Se ci vuoi raccontare un po' quello che ti hanno raccontato Cristian e Stefano e dirci un po' i tuoi progetti. Vai Andrea. Allora, ho parlato con loro, diciamo, siamo restati più che altro nel vago, cioè nel personale. Ci siamo un po' conosciuti e ho trovato comunque due bravi ragazzi che comunque hanno voglia di fare. Io, come dicevo anche prima, ovviamente credo che Bologna abbia una potenzialità molto alta per quanto riguarda l'attivismo. E quindi mi impegno proprio in prima persona a dare una mano da questo punto di vista qua, non avendo fortissime competenze tecniche, però comunque sono una persona che cioè sono bravo con le persone, quindi avendo fatto anche animazione in passato, eventi in piazza, o semplicemente coordinamento poi dei vari ragazzi che ci sono, che anche nel gruppo di cui vi dicevo prima, Felice Futuro, è una cosa che ci metto veramente tutto l'impegno, perché Bologna c'ha tutte le potenzialità per farlo. E ad esempio noi organizziamo anche dei cineforum, noi di Felice Futuro stiamo anche trovando una sala. La prima cosa era quella lì di proiettare Zeitgeist Moving Forward, perché praticamente dei ragazzi del gruppo, uno è Stefano, diciamo che anche lui è entrato nel Stefano Musaico, che lui è di Bologna. E, ah ecco, mi è appena arrivato, guarda, si parlava di te. E l'altra è una ragazza che Giorgia si chiama, che è di Bologna, però diciamo credo sia stata anche l'ultimo incontro che c'è stato a Milano, perché lei è di Milano. E comunque diciamo sono gli unici che conoscono Zeitgeist. Da questo punto di vista credo che sia possibile una buona sinergia tra le due cose, perché sostanzialmente si parla delle stesse cose, si parla di cambiare questa società che non ci stiamo, che vada così, e adesso siamo ancora nella fase di reclutamento di persone, quindi di conoscerci anche a vicenda. Però ecco, già far vedere 20 ragazzi Zeitgeist Moving Forward, ovviamente parliamo di ragazzi che hanno comunque ragazzi attivi, cioè noi ragazzi che ci hanno, penso che sia una buona spinta al movimento per poi veramente organizzare degli incontri fisici a Bologna per conoscersi, vedersi, e proprio a nome di Zeitgeist, diciamo, che credo che sia il punto di partenza un po' standard. Poi dopo diciamo passeremo anche a cose più un po' più impegnative, e lì c'è tutta la mia volontà di imparare anche da voi, perché giustamente stando nel movimento da un po' di tempo ci si può scambiare un po' di conoscenza a vicenda, e quindi cose che possono essere fatte senza dover fare tutto poi dopo cose possono essere fatte più semplicemente, ecco, senza dover fare tutto il lavoro di, dico per esempio, la rep rap oppure qualsiasi altra cosa che può essere fatta, diciamo. Va bene, proseguiamo con la, penso che c'era Claudio che era pronto. Sì, sono pronto, un attimo. Bene, allora, noi qui a Pisa abbiamo organizzato una festa, faccio una parentesi, ci siamo costituiti in associazione culturale praticamente a luglio, è un po' il contenitore degli intenti delle persone qui che collaborano con me in tanti progetti.
Anche noi abbiamo avviato come Napoli e Milano il progetto della costruzione della RepRap. Ora stiamo organizzando, definiremo la data la prossima settimana per una scena di autofinanziamento dell'associazione che però finanzierà anche i progetti tipo appunto la RepRap e anche altri progetti che verranno. E in quell'occasione appunto anche noi faremo un banchino dove praticamente prenderemo appunto indirizzi email, nominativi e proietteremo anche le Z pillole che sono molto molto fatte bene. Ecco, questi sono un po' i progetti nel breve periodo del gruppo di Pisa. Ah, perfetto, allora non c'è assolutamente problema. Ben vengano movimenti che collaborano insieme, ma attenzione a fare fusioni che potrebbero non avere idee affini. Quindi per il nuovo percorso di accreditamento che abbiamo valutato e approvato tutti insieme, Pisa non ha un coordinatore essenzialmente. Quindi Claudio, ben venga con i suoi progetti, ci fa assolutamente piacere, però Movimento Zeitgeist è il Movimento Zeitgeist, Ecositi è Ecositi. Voglio solo fare questa premessa, poi si può discutere di tutto e io sono assolutamente collaborativo e voglio aiutare tutti quanti insieme. Ma io come te non ho problemi, coordinatore non coordinatore no, per me non è un problema, per me l'importante nella vita è dare un contributo. Per me il contributo nell'occasione di dicembre è dare la possibilità a costo zero al Movimento Zeitgeist di fare un banchetto e promuovere appunto tutto quello che viene detto anche nei team speak. Questo per me è importante, il contributo, contribuire, poi non è importante fare il coordinatore. Ma io parto dal presupposto che i nostri materiali sono tutti in Creative Commons con la licenza in cui devi citare l'autore, non devi farci lucro e se vuoi modificarlo devi condividerlo allo stesso modo. Quindi la proiezione è assolutamente consentita da chiunque, anche gente che indirettamente fa lucro, quindi non ci sono problemi. Ovviamente non se fai una cosa a nome Ecositi, cioè non devi mettere confusione mischiando Zeitgeist Italia o Zeitgeist Pisa con i progetti Ecositi, ma citando questo invece materiale di Zeitgeist Italia non c'è nessun problema. Perfetto, perfetto, messaggio recepito. Vi manderemo ovviamente anche dei video, delle foto, capito? Quindi. E anche lì, se durante un evento Ecositi volete promuovere Zeitgeist e cercare anche di indirizzare gente a creare un gruppo cittadino di Pisa, ben venga. Visto che stasera sono venuto a conoscenza che Pisa non ha un coordinatore. Io pensavo fossi te, comunque. E lo pensavo anch'io. Sì, ma lasciamo stare, quelli sono dettagli, secondo me. Cioè, l'importante, come dici te, è quello che si fa, poi i titoli sono stupidate. Anche lì poi c'è cioè, nulla toglie, che a breve ridiventerai ufficialmente. Adesso bisogna un po' approfondire questa cosa, ma non facciamo lavoro. Dai, se hai finito Claudio, passerei la parola a Diego che ci avrà tanto da raccontare, visto Firenze 10 più 10, e poi finiamo tutti quanti. Con Michael e No, io ho tantissimo da raccontare, boh, penso di non avercelo. Perché dopo, l'evento 10 più 10 non sto a raccontarvelo, lo sapete. Cosa, da raccontare dell'evento 10 più 10? Eh sì, dai, avete fatto, comunque il grosso avete fatto voi a Firenze e magari non tutti lo sanno perché ancora non abbiamo fatto una reportistica su Firenze 10 più 10, quindi sarà anche una reportistica audio di quello che è stato fatto. Ok, allora, per il social forum, abbiamo messo su un banchino con il gruppo di Firenze, la Pat da Verona ci ha dato tutti i materiali, borsini, spilletti, striscioni, me li ha portati a Firenze qualche giorno prima, e quindi siamo stati lì un paio di giorni, giovedì e venerdì, se non sbaglio, sì. E poi sabato e domenica sono arrivati tutti gli attivisti al nord Italia e la nostra presentazione era sabato.
come social forum, se, non so, io non ho avuto tanto tempo per vederlo agire perché sono dovuto stare sempre dietro all'organizzazione o alla presentazione, però come organizzazione mi è sembrato un granché, però e anche il numero di persone non era poi così esagerato come quello di 10 anni fa, però comunque nel complesso positivo, abbiamo dato volantini, parlato un po' di gente al banchetto, poi la presentazione che abbiamo fatto sabato, c'è stato comunque una quarantina, 40-50 persone saranno state, e erano tutti interessati. Alla fine avevamo la presentazione, doveva durare 2 ore, però siamo riusciti a rubare la stanza per 4 ore invece che 2, e siamo rimasti fino alle 6 lì dentro, con la stanza praticamente piena ugualmente. Abbiamo fatto una bella oretta di domande e risposte. Quindi insomma, dico, più che positivo. Sì, è stata una bella esperienza, anche poi avendo partecipato da diverse regioni, vari attivisti, siamo riusciti insomma a creare quel gruppo che magari il web, il TeamSpeak un po' nasconde, un po' maschera, le emozioni, i sentimenti, il contatto. Abbiamo conosciuto anche i norvegesi, un gruppo di ragazzini, erano proprio dei teenager norvegesi che, cavolo, invece avevano una testa molto molto più avanti della loro età, ed è stato molto bello tutto il weekend. Poi ho conosciuto anche gli attivisti che ci hanno ospitato, Antonio e Cristina. Fantastici. Veronica è rimasta molto colpita, e tutto il gruppo comunque di attivisti presenti. Poi altre novità da Firenze, state tramando qualcosa per il futuro? Per il futuro non ci siamo ancora incontrati, dovrei organizzare un incontro, però per ora mi hanno contattato, non so, l'avevo scritto sul gruppo di attivisti questi per la giornata della consapevolezza di Bologna, che questa ragazza era di Firenze, che pensavo che ci invitassero a fare una conferenza, invece ci si era capiti male, grazie a Facebook, quindi in realtà ci invitano a partecipare a questo censimento che organizzano loro insieme ai organizzata dai creativi culturali praticamente. Quindi comunque mi ha contattato un giorno dopo, mi ha contattato un altro ragazzo sempre collegato ai creativi culturali a Bologna, che ha un'associazione qui a Firenze di counseling, e ci ha invitato ad andare lì a proiettare il film e a parlare una serata sui temi del film, a quanto pare. Quindi adesso vedrò se va in porto la cosa. E cos'altro? Sì, abbiamo a Firenze praticamente abbiamo una sede adesso, anche se ancora non l'abbiamo rinnovata, però sulla parola ce l'abbiamo. Un'associazione di una ragazza che è venuta anche ai nostri incontri, e ha un'associazione, ci ho detto che ci si può radunare lì quando si vuole. E poi altre, sì, stiamo, forse qualche scuola ci aveva contattato, grazie al social forum anche, per andare a parlare lì, però si sta aspettando conferma, e basta. Ok, beh, allora passiamo la parola a Michael da Rimini. Sì. No, stavo dicendo che qui il documento non riesco a editarlo nonostante sia loggato con il mio account di Google. Non so se ci sono dei problemi di permesso. Sì, ho dimenticato di condividerlo in maniera... Adesso lo faccio. Ok. Comunque, niente, qui a Rimini io mi sto muovendo praticamente da solo,
perché come gruppo eravamo sempre in pochi e non siamo mai riusciti a organizzare qualcosa di concreto negli ultimi tempi. Eravamo riusciti la scorsa estate a fare degli eventi a Riccione, a Pesaro, anche con il gruppo di Pesaro, poi non c'è stata più quella a creare eventi o cose. Quindi adesso mi sto muovendo da solo e ho iniziato a collaborare con un'associazione di San Marino, che adesso si sta spostando anche su Rimini e sta organizzando, cioè già da un po' di anni organizza un festival che si chiama Altrimenti Festival, che ha avuto una parecchia risonanza a livello locale. Io ho postato il link, è patrocinato dalla provincia e ci sono stati gli altri anni Latouche, Marc Augé, Francesco Gesualdi e tanti altri, quindi è un evento abbastanza grosso. Quest'anno purtroppo ci sono problemi di finanziamenti e quindi di gente insomma impegnata in altre cose, e, cioè gli organizzatori principali diciamo, dell'evento sono impegnati in altre cose, quindi è stato deciso di ridurlo a sole 2 giornate, purtroppo così. E mi piacerebbe portare anche qualcosa relativo al movimento all'interno di questo evento. È stata prevista una giornata, la prima giornata si svolgerà un forum delle associazioni della provincia, e lì ho già posto come relatori ad esempio Enrico Caldari e anche un altro mio amico di Arcipelago Sciacca, però mi piacerebbe insomma mettersi dentro anche qualcosa inerente al movimento open source. Infatti se ad esempio Davide hai voglia di venire giù a marzo a tenere una conferenza, ben venga. Io non sono un gran oratore, quindi non vorrei buttarmi in questa cosa da solo. E poi avevo sentito anche con Federico, gli avevo mandato 2 mail, perché è prevista anche una presentazione di libri, uno spazio dove presentare dei libri, però ancora non mi ha risposto. Magari sentirò anche con Pat se riesce a rintracciarlo per telefono, poi vedremo. E poi oltre a questo sono mi sto impegnando anche con il gruppo d'acquisto solidale della mia città, di Bellaria Zamarina, in provincia di Rimini. E ad esempio, ho portato a conoscenza dello SHEC e ho organizzato anche un incontro sullo SHEC con questo mio amico di Arcipelago, Giuseppe De Giosa. E adesso vediamo se organizzare degli eventi pubblici sullo SHEC o insomma analoghi, perché anche loro, comunque anche a Bellaria c'è un coordinamento delle associazioni che organizzano una serie di eventi verso febbraio. Adesso mi hanno inserito anche nel gruppo di lavoro culturale del GAS, e quindi cercherò di spingere anche studenti quando vadano bene nella nostra direzione. E poi mi ha contattato un ragazzo che si è avvicinato al movimento da poco, che tra l'altro ha scoperto del movimento tramite un volantino che aveva lasciato la mia ragazza in biblioteca
sarà ormai più di un anno fa forse, e quindi è stato curioso questa cosa qui. Infatti io ho anche tanti parecchi volantini che erano stati stampati, che però ce li ho ancora qua nello scatolone, perché sono ancora quelli vecchi con stampato, cioè quelli che parlano del Venus Project, di Fresco, tutte quelle robe lì, quindi cioè è un peccato, sarebbe un peccato buttarli via. Magari adesso vedo se si riesce a recuperare cancellando qualcosa a mano. Cioè spesso funzionano anche semplicemente lasciando volantini in giro, è facile trovare interessati, diciamo. E niente, avevo invitato anche per stasera, avevo invitato sto ragazzo e anche comunque gli altri ragazzi del capitolo riminese, per magari venire qui a partecipare assieme al Team Speak, anche per diciamo farci un'idea di cosa, delle attività che si fanno nelle altre città. Però purtroppo non è riuscito a venire nessuno, e ci sono solo io. E qui è queste quante, diciamo. Ottimo, guarda, avranno modo di sentirci o leggerci. Ma una cosa che volevo, anzi ve la propongo dopo, quando ho visto che c'è anche Stefano da Bologna, faccio fare un report anche a lui, così poi cominciamo con le riflessioni. Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Diciamo, vabbè, non ho molto, molto da dire, nel senso, sono da un paio d'anni nel movimento. E diciamo che qui a Bologna non c'è quasi nessuno, c'è Christian, che però è un po' latitante, diciamo, e penso anche per il suo lavoro impegnato, e quindi non abbiamo fatto granché in questi anni, questo anno e mezzo, diciamo. E adesso ho conosciuto Andrea, che è qui presente, con un gruppo di ragazzi molto carichi, diciamo, e con idee molto affini al movimento. Quindi, diciamo, mi sono caricato anch'io, perché da solo sono un po', non sono molto estroverso, diciamo. E quindi pensavamo di organizzare qualche proiezione, qualcosa appunto per diffondere le idee. E diciamo che devo anche un po' crescere nell'esposizione, perché non sono molto bravo a parlare in pubblico. E anche ad esempio a rispondere a qualche domanda. Tipo l'altro giorno stavamo parlando in un incontro organizzato dalla città di transizione, c'era un ragazzo che credo era agronomo, e diciamo stavamo parlando delle culture idroponiche, e lui ha iniziato a dire che sono comunque, utilizzano fertilizzanti chimici, roba diciamo non buona, e quindi non sapevo neanche come rispondere a questa domanda. Quindi diciamo bisogna anche stare un po' attenti appunto a come diffondere le idee e a come rispondere a eventuali critiche. Però diciamo che su questo bisogna solo studiare, diciamo. E niente, quindi spero possa nascere anche un gruppo per organizzare un po' di eventi anche qui a Bologna. E niente. Allora finisco con le reportistiche anche dei gruppi, dei coordinatori, gruppi non presenti stasera. Francesco Menozzi, che è il coordinatore del gruppo Reggio Modena, mi ha mandato una mail a tutti voi, voi l'avrete letta. Sostanzialmente ci informa che Reggio Modena, più che altro Parma, ha avuto il suo primo incontro di gruppo fisicamente. L'incontro l'ha impostato nel modo più semplice possibile, si sono presentati uno ad uno. Ognuno ha parlato delle proprie conoscenze specifiche, della propria attività sociale passate e presenti, hanno creato un piccolo dibattito domande e risposte per dubbi o incertezze riguardo le idee del movimento, i suoi metodi di attivismo, e infine hanno buttato giù una linea di progetti da attuare sul territorio. Hanno anche pensato di scegliere un coordinatore che possa sostituirlo nei podcast, ma evidentemente non l'hanno ancora scelto, perché stasera non c'è nessuno.
poi avranno una persona che si occuperà di aggiornare nei Google Doc le attività, ok, quindi per la reportistica, e hanno anche in progetto come attivismo di fare un piano di diffusione capillare nelle scuole superiori e negli atenei universitari, quindi volantinaggio, proiezioni e auto, durante le lezioni normali oppure le autogestioni, e suggeriva appunto di tenere più traccia delle linee guida a livello nazionale per l'attivismo negli ambiti di studio, linee che secondo delle particolari peculiarità territoriali i gruppi cittadini adatteranno al loro modo. Quindi suggeriva sostanzialmente di pensarla un po' a livello nazionale, come approcciare le scuole in modo tale che poi alla fine il compito di questo gruppo che abbiamo creato dei coordinatori è quello di sostanzialmente riciclare il lavoro di tutti e renderlo disponibile, un po' come Creative Commons. È un po' uno spreco che ogni gruppo cittadino si faccia tutto il lavoro da solo, in questo caso ci dividiamo un po' i compiti e riusciamo a spaziare su più temi. Ok, poi ho sentito Raffaele da Roma, mi diceva che hanno fatto un team speak, erano in quattro, era un po' demoralizzato, l'ho sentito, mi spiace, poi è ripartito con l'università, mi sembrava un po' giù per il tempo, eccetera. Comunque hanno detto che hanno fissato una pizzata, cioè ogni gruppo poi cittadino ha i suoi stadi di evoluzione, cioè chi si incontra magari in un luogo. Un altro ottimo modo è quello di incontrarsi per una serata tra amici, dove alla fine ci si conosce, perché poi quello è anche l'importante, fare gruppo. L'attivismo non è solo lavoro, cioè noi dobbiamo comunque stare bene, e quindi faranno questo team speak, cioè scusate, questo incontro, questa pizzata assieme, e poi vediamo se riesce a partire Roma, che purtroppo è un po' ferma da tempo. Infine, altri gruppi cittadini non mi vengono in mente reportisti. Ah sì, c'è Daniel Iversen Trentino, come abbiamo accennato più volte prima, che ha organizzato questo incontro, queste due date ad Arco, che è un comune delle sue parti. E, un secondo solo che riprendo la documentazione. Sostanzialmente saranno due date dove verranno affrontati il tema del Creative Commons, dell'open source, dove andremo sia io che Jacopo Amistani a parlare. Io in generale introduco il concetto dell'open source, mentre poi Jacopo andrà a spiegare, illustrare l'open source ecology, soprattutto in Italia. L'evento si chiama In rotta verso una società sostenibile. E le date sono il 3 e il 10 dicembre, saranno ad Arco a Palazzo dei Panni alle 20:45 in poi. È stato creato in collaborazione con la Busa Consapevole, che è un'altra associazione con la quale collabora Daniel. In passato avevamo già partecipato a loro eventi come il Festival dell'Informazione Indipendente. Anche l'anno scorso, cioè abbiamo fatto già due date da loro, il primo anno li ero presente anch'io, l'anno scorso non sono potuto andare, no? C'erano stati i ragazzi di Verona, e direi che è tutto. Ah sì, è appena stato fatto anche un video promozionale, loro stanno promuovendo molto sia su Facebook tramite l'evento, poi ne abbiamo creato uno anche noi come Movimento Zeitgeist. Mentre in questi giorni dovrebbero cominciare a pubblicare anche degli articoli sui vari giornali locali, e Zietto, il nostro grande doppiatore e oramai anche creatore di contenuti multimediali, ha fatto un bel promo dell'evento, adesso ve lo linko a brevissimo, e direi che per il Trentino, per quel che so, è tutto. Poi magari dopo lunedì vi saprò dire un po' di più com'è stata. E, per quanto riguarda Milano invece, noi abbiamo appena fatto un incontro al Chiama Milano, che è lo spazio dove facciamo tutti i nostri incontri pubblici, è uno spazio gratuito che è stato messo a disposizione della cittadinanza da donazioni di privati.
e accoglie vari movimenti, varie associazioni, fanno tante cose, da dare la possibilità ai cittadini di leggere i giornali, accedere a internet, a proprio organizzare corsi, fanno, non so, corsi di astrofisica, di cucito, e poi ci sono anche gli incontri del movimento Zeitgeist. E oramai è un annetto che ho preso il coordinamento del gruppo, abbiamo lavorato molto sulle presentazioni. Ovviamente andavamo a tentativi, visto che poi ai tempi eravamo più o meno gli unici a fare con una certa frequenza queste cose. Abbiamo cominciato con una prima presentazione, mano a mano tra i vari attivisti l'abbiamo modificata, e con l'esperienza, che poi è la vera grossa mano che può aiutare, abbiamo un po' migliorato i vari punti critici. Adesso abbiamo confezionato una bella presentazione che poi vedo di condividere nel nostro folder sui Google Document, così che possiate usarla anche un po' tutti voi se volete studiare. Sarà poi molto simile a quella che farò anche su Ad Arco lunedì prossimo. Questo incontro siamo rimasti stupiti, sono venuti ben una quarantina di persone più o meno. Diciamo che noi eravamo circa 10 più altri attivisti, quelli un po' meno attivi e molti nuovi. E alla fine delle 3 ore, perché siamo stati molto quel giorno, di solito facciamo incontri da 2 ore, questa volta 3 ore, e ci hanno lasciato i loro contatti 14 persone, quindi adesso speriamo per il prossimo di vederne ancora di più e di cercare di consolidare un po' questi nuovi che sono venuti. Ai contatti che riceviamo, di solito noi mandiamo una lettera che è già precompilata, cioè un Google Document che poi vi linko, dove sostanzialmente ho raccolto un po' tutte le cose principali che potrebbero interessare un nuovo, quindi per esempio il nostro sito, la pagina Facebook del gruppo di Milano, quella del gruppo nazionale, i vari documentari, le pillole del movimento, il canale YouTube, la playlist di Verona, cioè tutti questi link utili che per un nuovo possono essere oro. E poi le date degli incontri successivi. All'incontro abbiamo sostanzialmente parlato dell'open source, delle possibilità che ci sono già ora per creare un mondo alternativo a quello che ci sta mandando in rovina. Cioè, il grosso della presentazione era proprio su questo. E dopodiché abbiamo fatto una pausa perché ho visto che proprio le loro facce erano un po' esauste, però comunque non è andato via praticamente nessuno, tutti erano lì per sentire cos'altro avevamo da dire. Abbiamo cominciato a raccontare dei nostri progetti. Per farvela breve, sono di sicuro la stampante 3D che con Vincenzo e Daniele, ragazzi di Open Source Ecology, realizzeremo queste due stampanti 3D, e anche Claudio ovviamente. Abbiamo fatto la lista della spesa di tutti i componenti che ci servono. Alcuni componenti speriamo di riuscirli a recuperare, per esempio i motorini elettrici da vecchie stampanti. Comunque poi c'è questa campagna di crowdfunding che lanceremo a breve, appena avremo registrato il video, in modo tale da riuscire magari a recuperare questi circa 400 euro o anche 500 che verranno. Tra l'altro Daniele, che non è qui ma sono comunque abbastanza in contatto con lui, sta preparando un progetto per realizzare una stampante 3D che costi meno di 200 euro, quindi è lì che lavora per realizzare anche la struttura metallica invece che in metallo, di farla in plastica in modo tale che si possa anche quella autoreplicare, e speriamo in bene. E poi abbiamo il progetto Coltivami, ovvero di cercare di creare un orto comune, comunitario del movimento Zeitgeist, per poi regalare i frutti dell'orto a chi può interessare, a chi ne ha bisogno magari più che altro. È partito questo progetto del comune di Milano, anche se poi è sparita la pagina dal sito del comune, bisogna un po' indagare.
Comunque il fatto che l'idea ce l'avevamo già anche prima che partisse questo progetto, questa iniziativa del Comune di Milano, quindi il grosso sarà fare un progetto serio di coltivazione sinergica da mettere in atto e trovare anche attivisti che poi si impegnino con regolarità ad andare a seguirlo questo orto, perché se un progetto magari come può essere scrivere la presentazione, se viene abbandonato per un mese non succede niente, se si abbandona un orto per un mese poi è un disastro. Andando avanti con le attività che abbiamo, abbiamo il corso di rigenerazione PC, ultimamente è un po' fermo anche perché purtroppo io facendo mille cose non riesco a portarle avanti tutte, infatti ho anche cominciato a delegare molte delle attività perché ho notato che assolutamente stavo diventando un collo di bottiglia, quindi ho cercato di delegare agli altri attivisti il più possibile. A breve creeremo questa benedetta checklist di installazione della Zaiti distribuzione Linux, in modo tale da avere una documentazione che poi potrà essere condivisa da tutti voi, e metteremo su un documento, quindi la versione Linux da usare, i software da installare, le configurazioni da fare, in modo tale che tutti quanti possiate, se volete, cominciare a recuperare vecchi PC che di solito le aziende non sanno come liberarsene senza pagare, e rimetterli a nuovo e regalarli a chi può averne bisogno. Altri progetti, si sta tentando di organizzare una trasmissione, un format televisivo da mandare su qualche TV del digitale terrestre, e un paio di attivisti stanno scrivendo una lettera da mandare a questa emittente televisiva, ma questo non preclude il fatto che magari si cominci a fare qualcosa magari su un canale YouTube, una Zaiti TV su YouTube, ma sono diciamo che per il momento sono tutti progetti, poi bisogna ovviamente realizzarli e quello sarà la cosa più divertente ma anche difficile. Come ultima cosa abbiamo una collaborazione con richiestaci da questa radio, una web radio appena partita, si chiama New Life Radio, e ci hanno chiesto appunto di realizzare dei contenuti da mandare in onda sulla loro radio in cui si parla delle alternative che noi proponiamo, quindi i progetti Creative Commons e tutte le nostre idee. Anche lì i progetti sono tanti, la gente è poca, è un attimino fermo, ma anche per alcuni disguidi tra la vecchia gestione e la nuova. Adesso l'abbiamo appena risentito, quindi speriamo di partire velocemente, trovare anche se qualcuno di voi fosse interessato a realizzare delle piccole pillole, magari se uno si riesce a impegnare qualcuno di voi a realizzare una pillola a settimana, posso già dire guarda, ho trovato qualcuno che si impegna a fare a raccontare qualcosina, creare qualche contenuto da mandare in onda, siete i ben accetti, perché voglio ribadire che tutto il lavoro che ogni gruppo cittadino fa non è che è chiuso nel confini cittadini, ma è a disposizione di tutti quanti, e anzi è favorita proprio la condivisione, che poi si condividono anche purtroppo per fortuna anche gli oneri di tempo, di impegno per realizzare le cose. Mi pare che su Milano ho finito. Mi ero dimenticato di fare reportistica di Cagliari, purtroppo come dicevo prima Daniele Poddi che non è qui stasera, ma ho visto che hanno partecipato a un evento questa domenica in cui hanno mostrato la stampante 3D, che poi è stata la star anche del Firenze 10+10. È sicuro che la gente quando poi vede in funzione un oggetto del genere rimane proprio a bocca aperta, esterrefatto, gente che non sapeva manco dell'esistenza di una stampante 3D vede una stampante 3D e scopre che anche in open source si può realizzare a casa con delle discrete capacità tecniche, veramente. Poi la gente comincia a pensare anche a quello che si può fare, a come può evolversi tutto il mercato del lavoro, cioè è veramente un mezzo potente, quindi consiglierei poi a tutti, quando e se ne avrete la possibilità, di cercare di realizzare, adesso che le stampanti 3D stanno aumentando
nel movimento, e soprattutto se quella di Daniele da meno di 200 euro fosse pronta, dopodiché vi consiglierei a tutti di farvene una nel vostro gruppo cittadino, in modo tale da lasciare a bocca aperta tantissimi italiani. Ho finito qui e adesso io chiuderei qui il TeamSpeak. Ci continuiamo a sentire comunque nella nostra mail, se abbiamo idee, cose da condividere, in modo tale che anche tutti gli altri vedano e possano sia attingere che proporre e aiutare. Ottimo, buonanotte ragazzi. Notte. Ciao, 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 ciao.